Allora, lavoro in AIL dal 2014. Ho iniziato dapprima a occuparmi nel 2014 dei banchetti nelle province perché non stava bene la collega Carlotta e dopodiché mi sono dedicato essenzialmente al volontariato. Devo dire che in questi anni sono riuscito a organizzare in maniera, credo, piuttosto buona l'organizzazione dei banchetti qui a Milano e soprattutto quello di cui sono orgoglioso, che nel corso della mia gestione i volontari di Milano sono passati da un numero di 200-300 a 500 e la cosa ovviamente mi gratifica molto. La parte più gratificante del mio lavoro qui in AIL avere il contatto con tante persone diverse tra loro che mi hanno manifestato in più di un'occasione grande fiducia in quello che faccio e nel tipo di lavoro che svolgo. E questo ovviamente non può essere che gratificante. La cosa più importante che ho vissuto in AIL è la serietà estrema dell'associazione e soprattutto l'attaccamento che i milanesi tributano a questa associazione. L'ho vissuto andando ai banchetti, l'ho vissuto facendo i banchetti qualche volta nei momenti di emergenza, sono stato in piazza come gli altri volontari. Ovviamente vivendo il banchetto sulla strada, ho potuto apprezzare la dedizione dei volontari nei confronti di questa associazione e nei confronti della missione che hanno. Sono cose tutte importanti che ti segnano.